Buongiorno da Sani, questo è un dolce al cacao. Adesso ho messo, non lo so, che non si vede, ho messo lo zucchero con il burro fuso, poi ci vuole il cacao, la farina e la farina di mandorle e lievito, metto il pane angeli. Adesso vedrete, ora sto. Vedete, c'è, non so come fare il video in questa maniera. Qui c'è. Aspettate, eh. C'è il mio impasto di zucchero con il burro fuso. Qui ora sto mettendo lo zucchero di canna, che io preferisco quello bianco. Sinceramente, via via va mescolato. Mescolo il tutto. Scusate che se non si vede un granché. Scusate veramente, ma non saprei proprio come fare. E non c'è neanche tanta luce. Mescolo. Vabbè, si fa per stare in compagnia mentre faccio i dolci, dai, se non vedete un granché. E mescolo questo zucchero. Io preferivo lo zucchero bianco. Ora va di moda questo qui di canna. Oh, ecco, facciamo così. Benissimo, e via via lo mescolo, eh? A me mi sembra troppo tutto, perché ci vuole, sentite un po', 250 grammi di zucchero con 250 grammi di burro che ho fuso. Però mi sembra tanto tutto sto zucchero. Ma che è qui? Io ne metto un po' meno, che ne dite? Ne metto meno, eh? Guarda, ne lascio un pochino, questo lo lascio perché già lo zucchero di canna addolcisce di più, è più forte, ha un altro sapore. Allora, questo per ora è il mio. So che non si vede. Vabbè. Poi, insomma, ho mescolato lo zucchero con il burro. Poi, ponete il burro morbido a pezzetti, eccetera. Unite all'impasto i tuorli delle uova. Ecco qui i miei tuorli. Ce ne vogliano 5. 5 tuorli. È un dolce bello per 8 persone. C'è scritto 5. Tuorli, ho separato i tuorli con le chiare perché devo poi montarli a neve, quindi mettiamo i 5 tuorli insieme delle uova, bisogna stare attenti a separare bene i tuorli dalle chiare perché le chiare non ci deve essere neanche niente di tuorlo, altrimenti non si montano a neve. E poi un pizzico di sale sulle chiare favorisce l'operazione. Questo qui, eh? Aspetta, si fanno dopo. Allora, intanto giriamo bene con i tuorli. Gira, gira la Sanni, gira e gira e mescola. Lo sai che mi viene in mente? Maria, Maria, Maria Rosa, la, e fa la torta buona, buona. E la Sanni con lo zucchero, farina e cacao, poi ci mette anche le mandorle e tutto quanto qua. Sanni, Sanni, Sanni Rosa, ogni cosa sai fa tu, qui la vita è sempre rosa, solo quando ci sei tu. E la Sanni con la torta e la Sanni col cacao, la 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 la
Dunque, poi facciamo così. Scusate, devo leggere il mio, guardate, devo leggere il mio libro, bello, guardate com'è bello. Il mio libro di ricette comprato alla mostra dell'artigianato anni 90. E così, bellissimo. Ecco, mi è caduto tutto. Oh là là. Dunque, ritorni delle uova, poi incorporandole uno per volta e... Ecco, io l'ho unito tutti insieme, vabbè, e non unendo il successivo filtrato e il precedente non sarà stato amalgamato, vabbè. Quando il composto risulterà perfettamente omogeneo, li ho messi tutti insieme, li dovevo mettere una alla volta.
la pancia, con i soliti discorsi, perché non è vero nulla, è il grembiule che fa effetto pancia ed è la videocamera, sicché non mi rompete, eh. Incorporando una più volte in un unendo successivo, affittando, quando il composto, niente, bisogna aggiungere la farina fatta cadere a pioggia da un setaccio, insieme al cacao. Ok, la vanillina non la metto, è troppo dolce, non mi piace. Allora, incorporiamoci la nostra, però bisognerebbe montare anche le chiaranneve, lo facciamo dopo. Allora, devo prendere però un cucchiaio, aspettate, eh. Io non lo so quanto posso fare, quanti minuti di video, vabbè, finché posso, ok? Intanto metto la farina fatta cadere a pioggia, la farina magica, eh? Ora si chiama le farine magiche. Ecco, questa è la cosa più noiosa, perché bisogna metterla al setaccio, no? Vedete? La vedete fatta cadere a pioggia? Guardate in alto. È noiosa perché ci vuole setacciarla così, poi via via va mescolata. È la parte più noiosa, sinceramente, questa cosa della farina. E poi bisogna anche aggiungerci il cacao e le mandorle. Poi bisogna montare le chiaraneve. È facile, però bisogna stare 3 ore qui a setacciare la farina, montare le chiaranneve, ci vuole. Non è che sia difficile, cioè non è una torta difficoltosa. I dolci quelli al cucchiaio sono più difficoltosi, oppure se c'è la pasta sfoglia, la pasta frolla, allora diventano... Che poi vabbè c'è la pasta frolla, la pasta sfoglia già surgelata, ma... Sì. Il meglio sarebbe far tutto a mano, ma facevano una volta le gnambone, per la pasta sfoglia credo che si possa fare anche a mano, ed erano buonissime, quelle proprio fatte per olio un lavoro. Ecco, queste sono torte facili, però... Ci vuole, a me mi fa troppo zucchero, io non so, mi sa che sia un polpettone dolce, ma è che ne ho messo meno di quello che hanno detto di zucchero, eh? Ma deve essere un affare dolce, io tutto sto zucchero mi hanno fatto mettere, ma non capisco quanto viene, comunque. Speriamo bene, è un esperimento, e poi faccio anche a meno della vanillina, ci volevano aggiungere pure la vanillina. Prova da matti. E che metto il burro salato, metto. A me piace di più proprio anche nella pasta, nel il burro salato, quello danese è buonissimo, la Lurpak. Che il burro quello mio, noi in Toscana abbiamo il Mucchi, che fa sia latte che burro e panna, scusate. Ma non mi piace, è troppo sciocco. A me piace il burro salato. E l'unico è quello danese, che è buonissimo. Qui, boh, qui comincio ad avere delle grosse difficoltà perché è troppo... Guarda qui quanta farina, non capisco. Mi sembra che sia... Ma vabbè, è una prova. È un esperimento fatto con voi, se poi la farina è troppa. Però va ancora montato le caramelle, capito? Per ammorbidire il tutto, perché ora non riesco a mescolare, cioè mi sembra... Vabbè, ci vuole le chiaranneve qui. Come faccio? Non capisco. Pure ho messo anche meno zucchero. Oh, strana cosa. Vabbè, sì, per ora posso amalgamare, ma... Mi sembra sia tanta la farina qui, eh? È un lavorino da certosini, ragazzi. È un lavorino da certosini.
Non è che io ho la pancia, comunque, è l'effetto video che non è, bisognerebbe prendere un'altra angolazione, ma come si fa? Guardate un po'. E poi l'effetto grembiule, io sono magrissima ora, e magrissima come sempre, dai, il mio peso sarà sui 60 circa. Sono 1,65 scalza, con i tacchi anche più di 1,70. Dunque, vogliamo montare le chiare a neve, però non so dove montarle. Intanto montiamo quelle, perché qui, o se no metto, vabbè, mettiamo intanto un po' di cacao, però ce n'è da mettere tutto questo. Ma a me mi sembra un altro iaio qui, ragazzi, sta venendo, non capisco, c'è qualcosa che non mi guarda, ma chi è quell'imbecille che ha fatto sta ricetta? Non viene un cavolo qui. Ma c'è qualcosa che non mi torna. Ci aggiungessi un po' di latte a modo mio, facessi, perché eppure ho messo il burro 250, 125 più 125, mi fa 250, giusto? Perché va tutto bene, io ho fatto come hanno detto loro, anzi ho messo anche meno, sto mettendo anche meno farina, ma non va bene, c'è da montare le chiare a neve, se no va montato le chiare a neve perché tutto sia più omogeneo, però dicono di montarle alla fine, ma qui mi viene una pappa troppo dura, cioè non si riesce a mescolare con tutta sta farina, sinceramente. Non capisco, anche del cacao dicono. E che ci vuole ancora le mandorle, io non capisco veramente. Questo cacao quanto è? 75? Boh. Vabbè, proviamo a montare le chiare a neve e poi si aggiungerà dopo il tutto. Perché qui se no diventa veramente allucinante, non è possibile mescolare ancora, non capisco proprio. Provo anche a mettere, non si riesce proprio più a mescolare, scusate, niente, facciamo così, montiamo le chiare a neve e poi riuscirò ad amalgamare meglio. Allora, questo è il casino. Lasagne incasinata qui, è un dolce che non ho mai fatto, quindi è un esperimento. Allora, non so neanche dove attaccarlo qui. Dunque, scusate, ma lo sto attaccando. Poi, qui c'è anche da, aspettate, va pulito un po', fa schifo sto coso perché è stato nell'armadio, c'è la polvere, polvere, c'è, non mi fido, capito? Aspettate, Ora poi va disinfettato il tutto, quindi scusate, ma lo pulisco con il disinfettante, lo pulisco, non mi fido, un attrezzo, cioè io gli attrezzi che stanno nell'armadio li devo pulire perché non mi fido, sinceramente. Allora, qui bisogna sciacquare anche questi.
E io sono così. Gli attrezzi, anche le teglie, devo sempre risciacquarle, perché se no non mi fido, Vino, non è pulizia, se no, capito? Dunque, facciamo così. Ecco, sono puliti, vediamo, sì, li ho sciacquati, ok. Passiamo all'operazione di montare, ora schizzerà ogni cosa, vediamo, facciamo una prova. Non c'è male, non c'è male, non schizza, non schizza. Devo montare al neve. Tortuosa, vedete? Stanno montando, guarda bene, sembra neve. Vediamo un po', la neve ben ferma, un pizzico di sale, il pizzico di sale ce l'ho messo. Così, sì, che dite? Ok, mettiamolo nel nostro dolce, perché sennò non posso neanche mettere le mie mandorle, perché guarda qui, è un pastone qui allucinante, quindi mettiamo le nostre chiarette a neve e mescoliamo, altrimenti non riuscivo proprio a mescolare qui, non riuscivo a mescolare, scusate, qui faccio casino, ma è un macello qui, perché a me mi fa che qui si ammorbidisce tanto poco, però lo stesso, no. Per me ci vuole un po' di latte anche, non basta, no. Io le metto tutte lì. Ma si ammorbidisce male qui. Vabbè, sentite, facciamo una cosa. Ho finito qui il video e a me mi fa un macello. Allora, facciamo una cosa. Ora me lo sistemo senza video, perché così non mi riesce a concentrarmi. Poi vi dirò se è venuto un macello o se la torta è riuscita. La Sanni sa recuperare il tutto. Ok? Ciao.